Siamo contentissimi perché in pochissimi giorni abbiamo ricevuto altre 20.000 domande, quindi un successo, come dire, straordinario. Questo significa che c'è molta attenzione da parte dei cittadini verso il trasporto pubblico e ce n'è molto di più rispetto al passato, e devo dire che nonostante ci siano tanti bus in servizio, quindi con frequenze molto ravvicinate, devo dire che insomma, basta vedere che sugli autobus c'è tantissima gente. Questo significa che il cittadino, il messinese, comincia a capire che il servizio di trasporto pubblico locale serve a tutti. Serve alla città perché respira di più, perché ci sono meno macchine in giro, c'è meno caos, meno confusione. Serve a chi prende l'autobus perché parcheggia la macchina e viaggia sereno, non ha nessun problema. Ritengo che sia un successo importante per la città, per l'amministrazione che ci ha creduto intercettando questi fondi del PON, e devo dire ce l'abbiamo noi per quanto riguarda TM, ce l'abbiamo messa tutta. Io vorrei ringraziare i dipendenti che ci hanno lavorato, tutta l'area, c'è stato veramente un impegno da parte di tutti. Ringrazio i ragazzi dell'Estate Addosso che ci stanno aiutando a fare l'istruttoria, sono bravissimi, eccezionali, e quindi dico è un risultato che secondo me fa bene alla città, e vorrei invitare tutti quelli che hanno fatto istanza ad avere qualche giorno di pazienza, perché le stiamo esitando il più presto possibile per poterle riconsegnare. È inutile venire al front office per sapere a che punto è, perché non appena l'istanza, diciamo, che hanno presentato sarà stata istruita ed è pronta, manderemo la mail, e quindi appena ricevono la mail posso venire a ritirarlo senza nessun problema. Con la ripartenza delle scuole intanto abbiamo avuto alcuni istituti scolastici che sono stati trasferiti, quindi abbiamo dovuto apportare delle modifiche. Ovviamente, come è sempre in questi casi, appena modifichi qualcosa, e ci sono tante persone che così hanno 2000 perplessità, telefono, chiamano. Avevamo spostato, se non ricordo male, una linea che arrivava davanti a un mercato, e sostanzialmente abbiamo modificato il percorso per raggiungere una parte che non veniva in precedenza raggiunta, e quindi raggiungiamo il mercato ma dall'altro lato. Tutti ci hanno chiamato: ah, ma non arriviamo più al mercato. No, ci è arrivato al mercato dall'altro ingresso, quindi alla fine dico abbiamo modificato un po' alcune tratte per dare una copertura maggiore, anche se devo dire che la parte più importante e più corposa delle modifiche ci sarà, immagino, con l'inizio del nuovo anno, con il nuovo contratto di servizio, perché vogliamo essere ancora più capillari e nella parte, come dire, non in quella sulla quale c'è in questo momento lo shuttle, ma parliamo di circonvallazione, parliamo di quella zona un po' più a monte. Sostanzialmente prevederemo lì una nuova linea che avrà un po' le caratteristiche dello shuttle.